I percorsi cinematografici di Alessio Barrettini. Cari amici di Caffè Italia Radio, ben ritrovati. Per i percorsi cinematografici, oggi parliamo di un capolavoro del cinema italiano. Si tratta di Le mani sulla città, film di Francesco Rosi del 1963, insignito peraltro del Leone d'Oro come miglior film. Ebbene, che cosa parliamo? Parliamo di un film che è un atto d'accusa profondissimo e calibratissimo su un pezzo particolare della nostra società, dell'epoca, quella inerente alla speculazione edilizia. Infatti stiamo parlando di piani urbanistici, di metrature, di terreni agricoli e terreni urbani, di permessi e di anche di tangenti, anche di corruzione e di tutto ciò che ne deriva. Dunque si tratta di un film che mette in luce proprio le contraddizioni insite nel sistema della costruzione, della forte costruzione edilizia che ha visto l'Italia protagonista negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale. In particolare parliamo della città di Napoli e parliamo di un personaggio interpretato da Rod Steiger, che è un costruttore edile e anche consigliere comunale, perché le connivenze tra i costruttori e la politica erano un fatto assolutamente dichiarato, come dichiarato è l'impegno di Francesco Rosi di segnalare non tanto un film che avesse, come si suol dire, dei fatti e dei personaggi relativi a un momento particolare della realtà, ma più in generale scrivere nella didascalia introduttiva che è autentica la realtà sociale e ambientale che produce questa situazione. E dunque Rod Steiger, l'ingegnere Nottola, anzi il costruttore Nottola, che scopre che a dispetto delle scelte volute dal Consiglio Comunale sarebbe possibile acquistare delle parti di territorio ancora da edificare, e perché questo gli garantirebbe una crescita economica di circa 10 volte tanto il prezzo quotidiano. Però per farlo si tratta di far cadere alcuni palazzi molto devastati, ma palazzi nei quali vivono persone che definire al di sotto della soglia di povertà parrebbe quasi un regalo. Insomma, Nottola è uno speculatore, uno che non ha dei piani per questa gente, è uno che vuole costruire degli alloggi moderni, come effettivamente poi sono, portando il gas, l'acqua e la luce in queste nuove case, e per questo si crede un vero e proprio benefattore. Tuttavia quelli sarebbero poi ovviamente degli appartamenti per persone che già hanno un lavoro, per persone che appartenevano a un pezzo della società comunque minoritario in una città come Napoli in quegli anni. E quindi Nottola riceve delle critiche, tanto più che in un palazzo un crollo provoca dei feriti e delle vittime. Insomma, c'è una battaglia politica in atto, soprattutto orchestrata dal capo dell'opposizione, De Vita. Ora, De Vita, interpretato da Carlo Fermariello, cerca in tutti i modi di sottolineare gli aspetti speculativi delle pratiche edilizie di Nottola. E il fatto però è che cerca in tutti i modi di riportare tutto su un piano morale, ma questo piano morale viene di volta in volta deviato nelle intenzioni di chi poi dovrebbe effettivamente decidere. Viene addirittura istituita una commissione d'inchiesta per cercare di spiegare i problemi relativi al crollo di quella palazzina. Insomma, Nottola sembrerebbe essere messo all'angolo, tuttavia riesce nonostante tutto a trovare una strada per continuare la sua speculazione e per vincere definitivamente poi la partita. E la strada è ovviamente entrare ancora di più in politica, ancora più dentro i meccanismi della politica. Nella fattispecie vuole diventare assessore, e per diventare assessore però deve smontare i piani dei suoi
dei suoi colleghi di partito, arrivando a spostare alcuni consiglieri a lui amici da un altro partito, perché effettivamente l'attività di contraria di De Vita era riuscita a modificare alcuni equilibri. Tuttavia, questi equilibri spostati non bastano. Inottola riesce dunque a rendersi protagonista soprattutto grazie alla sua amicizia col nuovo sindaco De Angelis, interpretato da Salvo Randone, e il quale De Angelis aveva ricevuto dalle direttive del suo partito l'ordine di non eleggere Nottola come figura di assessore, ma De Angelis si accorge che la figura di Nottola è una figura che gli potrebbe tornare comoda, e quindi riesce così a convincere i suoi compagni a salvaguardare, per così dire, l'interesse collettivo e di non anteporre delle questioni personali che appunto sono quelle che riguardavano Nottola. E dunque il film è il racconto meticoloso di come da un disastro si possa arrivare nella politica italiana degli anni 60 su un piano di sostanzialmente non solo di impunità, ma anche proprio di continuazione di un modello sociale e culturale estremamente problematico per quanto riguarda il progresso sociale, perché l'idea di Nottola dunque vince, e quindi quei palazzi dovranno essere distrutti, e soprattutto quelle persone dove andranno a finire. Di questo effettivamente non si tiene conto, e di questo il film stesso infine tace dei destini tutto sommato ovvi, e mostrando quindi un quadro generale effettivamente triste e effettivamente però molto molto simile alla realtà. Va detto che di speculazione edilizia si era occupato in letteratura anche Italo Calvino, con il romanzo appunto che si titolava proprio così, La speculazione edilizia, e che seppure dai toni meno drammatici di quelli del film di Francesco Rosi, anzi per così dire Calvino riusciva a trarre invece persino una certa ironia nel racconto dei personaggi che animavano la speculazione edilizia, ma tutto sommato senza assolutamente sottrarsi alle definizioni corrette che mettevano in luce proprio questo arrivismo, questa voglia di arricchimento assoluta a dispetto di ogni esigenza umana. Bene, per oggi è tutto, un caro saluto a tutti voi. I percorsi cinematografici di Alessio Barrettini.